Gli diamo un bel pugnone e lo mandiamo. Pronto, megalodonte? Vai! Mozzica! Bravo, pesce in faccia! Ma che ti piangi, bimbo bega? Adesso ti sistemiamo noi, lo sai? Bambino in giallo, eh? Tra un po' ti cambieremo il colore. Ti facciamo diventare azzurro dalla rabbia. Ti facciamo diventare viola d'invidia. Ben ritornati, fratelli e sorelle, in un nuovo episodio di Teardown. Oggi contro The Baby in Yellow. Ve lo ricordate? Ma certo che ve lo ricordate. Quanti video abbiamo fatto contro di lui. E oggi vogliamo un po' sdebitarci. Allora ho portato questo bel container di lattuccio caldo, caldo, caldo. Sì, è tutto lattuccio caldo, caldo questo. Com'è buono e caldissimo sotto il sole, eh? Scusa se ti ho fatto quel crepone in fronte, Baby in Yellow. Non volevo, è stato un incidente. Adesso ti do il latte così smetti di piangere, eh? E smetti di piangere, lui! E tanto ti ho... ti ho preso il pannolino, eh! Il pannolino scagarellino, eh! Però avete visto, ragazzi, ci ha nuclearizzati! Ah, ma non vi preoccupate, lo sapete anche quanto me, che io mi sono sempre preparato delle cose apposta per l'occasione per distruggerlo bene. E anche questa volta, infatti questa volta non voglio perdere troppo tempo. Con i mezzi base partiremo subito con un aeroplano. Ma prima gli diamo un camion di latte di WhatsApp. Il latte di WhatsApp è buonissimo, no? Mmm, latte! Pronti? Questo fa male, eh? Latte, latte, latte caldo, latte caldo, latte caldo! Ancora! E tanto una scucucchiata te la sei presa lo stesso, eh! A me non me ne importa proprio! Poi adesso, tra un attimo, aspetti cosa succede! Ti becchi un ciagarrone di aeroplano in fronte e ti passa la voglia, ragazzi! Ma io lo so perché lui non lo vuole il latte, ve lo dico io! Perché lui è un buon gustaio e in realtà vuole l'uovo di Pasqua all'Ionico. Ma certo, quello lo trovate in tutti i negozi, in tutti i supermercati migliori. Bellissimo, col cartoncino da ritagliare per fare una maschera e doppia sorpresa all'interno. È buonissimo, mi raccomando ragazzi, conto su di voi per essere il king delle uova di Pasqua anche quest'anno. Che bella soddisfazione, ho sempre sognato di fare il coniglio pasquale. Ecco, adesso basta però, basta con i veicoli piccoli, poi vedremo qualcosa ancora, ma per il momento io voglio partire subito con qualcosa di bello pesante. Magari iniziamo con questo, che non è fortissimo, è un aeroplanino piccolo. Mettiamo così, bello indirizzato, giusto, preciso, che così, no? Lo falcia al Baby in Yellow. E vediamo un po' se ti passa la voglia di ridere, perché lui ride, lo sapete, fa ride. Ci prende in giro. Poi ci mettiamo un pochino di C4 nelle ali, perché sia mai che magari non lo prendiamo proprio preciso, no? E allora così sicuramente qualcosa gli facciamo, ecco. Tu schiaffi glieli tiriamo, nel dubbio. Vai, via. Ah, Baby in Yellow. Attenzione ragazzi che c'è un po' di turbolenza, un po' di turbolenza. Pronti alle bombe? Special, special, siamo morti. Però, mamma mia, mamma mia. Ma che cosa è successo qua? Hai fatto la bua? Hai fatto la bua? Hai fatto la bua? Si vede, ho tutta la bua qua, Che bua! Sei arrabbiato? Come ti arrabbi, Calmati, non c'è bisogno, Non hai più la manina. L'altra sì, Cosa fai? C'è puzza? C'è puzza. Te la puzza hai bruciato. Perché tra un po' altro, altro che... Prima di fare un altro aereo o un'altra cosa... Lo so io cosa dobbiamo fare, che molti di voi non l'hanno ancora visto, perché la scorsa volta l'ho fatto per la prima volta alla fine del video. Il razzone, quello che ha fatto... Mamma mia, quello è terribile. Prima però, anche la ruspa truspa vorrebbe la sua parte. La ruspa truspa truspa, Guarda come truspa bene. Ah, questa non la fermi, Sì, sì, fai quello che ti pare. Truspation! che devastazione! Bellino, bellino, truspino! Vieni qui, dammi un bacio! Aia, porca! Maledetta ruspa, truspa indomabile! Ancora c'è molto Baby in Yellow, però, Chi se lo sarebbe mai aspettato? Pensavo sarebbe caduto più in fretta. Invece no. Allora proporrei un altro aereo, perché il razzone, quello ce lo teniamo, per un Baby in Yellow pulito, quindi tra pochissimi istanti. Nel frattempo, un altro aeroplano potrebbe essere quello che serve. E io questa volta andrei con una cosa di media misura. Oddio, questo è piuttosto grosso, Sta rompendo il mio computer, quindi è piuttosto grosso. Però, a noi abbia paura.
frega nulla del computer, esplodi quanto ti pare, Zibibbo. Sto scherzando, non esplodere. Ok, così. Vediamo se è giusto. Va di là. L'ala è lunga, magari lo piglia. Proviamo. Un po' più di là, un po' più destra, destra, destra. Vai a destra, vai a destra. Cazzo di cazzo, mi sta guardando, mi fissa. No, l'aereo mio, no, Mayday, Mayday. Dove? Aia, porca miseria. E lui mi deride adesso, mi ride. E dice, Lion è caduto, Lion è caduto. Mo' te lo do io, Lion è caduto. Adesso te lo do io, così. Così, secondo me, è perfetto. Vediamo. È sempre storto. Ma porca. E io mo lo giro. Mi sono rotto le palle. Mo lo giro. Lo deraglio con una bomba. Vedremo. Vai. Questa serve per far riprendere la direzione giusta all'aereo, Bomba! No, no, no! Porca miseria! Dai! Ma è vero, io sto bene, Quello è l'importante, E lui mi deride ancora! Mi ride! Ma che te ridi, bimbo piscio cagato che non sei altro? Allora, sai cosa ti dico? Visto che questo è troppo grande... No, quell'altro è più grande ancora. Questo è più piccolo! Ah, questo non rompe il computer, madonna, mo è finita per te, Ah, mo, tu spereresti di non essere mai incappato in questo giorno. Dai, questo va bene. Questo lo piglia, gli taglia la testa con l'ala. Siete pronti, belli e belle? E allora via! Quell'ala, la vedete? Quell'ala lì è bianca, è come una lama. No, no! Va bene. Potrà andare meglio. È un cimitero degli aeroplani, ragazzi, qua sotto, vero? Vabbè, però vedete, abbiamo fatto un bel pasticcio qui. Un bel pasticcio qui, Ma proprio qui, un bel pasticcio, Sei arrabbiato, scusami, mamma mia, non si può fare niente. Adesso però, bisogna finirla. Quindi, ultimo aeroplano del giorno, ultimo basta poi. Però questo qui lo mettiamo preciso. Quindi un po' più in alto, perfettamente allineato. Così è perfetto. Questo è perfetto, ragazzi. Ah, se lo è. Abbastanza perfetto. Mi raccomando, ragazzi, questa volta nucleari dobbiamo essere. Nuculari! Sì! Dammalo! Che inquadratura! Madonna, disastroso! Mamma mia! Oi! Tutto bene? Tutto bene, ragazzi? Vi siete fatti male? Mamma mia, ce la siamo cavata per un pelo, Guarda, abbiamo sfondato ogni cosa. Però anche lui è scassau, Vai, basta, hai rotto le palle, via. Facciamo cadere la boccia, La boccia è caduta, La boccia, la boccia giù, strike. Aspettiamo che finisce di distruggersi tutto. E poi gli mettiamo, questo ancora... In realtà sarebbe ancora da rompere un po', Però noi ce ne freghiamo, rifacciamo da capo. Perché così possiamo usare il razzo che lo so che state aspettando tutti. Proverei subito questo bel candelotto, però che va verso giù. Quindi praticamente gli si schianta addosso. Con precisione dobbiamo mirarlo su lui. Su lui, tipo così. Così è su lui. Abbastanza, secondo me, Dovrebbe andare bene. Io non andrei troppo in alto. Tipo così, secondo me, è perfetto. Adesso, a nostra discrezione, mentre planiamo come dei diavoli, ci sta il punto di non ritorno. Quindi, quando è che vogliamo attivare il mega razzone nuclearone? Bambino in giallo? Hai paura, Sei timoroso, sai che ormai è finito per te. Guarda che minaccia che ti fa. Hai paura! Perché sopra di te c'è un enorme... Il razzo! Faccio il cerchio intorno al razzo, bello! Sì, lo sai fare anche tu, ma tu fai schifo, e il mio è più figo, guarda qua. Un cuore di fuoco per voi! Tu sai fare solo quello, piscetta! Un cuore di fuoco per voi, un pisello di fuoco! No, questo, scusate. Va bene, partiamo col razzo, d'accordo? È meglio. Allora, 3. Allora, 2. Allora, 1. Via! Eccolo che piomba! Nella cocchia! Si sta schiantando. Mo' esplode pure, stai a vedere. Mamma mia!
Tu guardi, ne hai voglia di guardare, tanto sei in mille pezzi, in un milione di frammenti, guarda com'è devastante. Beh, vabbè, giustamente il razzo va a terra perché sotto il bambino non c'è nulla, altrimenti continuava a volare. Però secondo me ha fatto un disastro. Andiamo a vedere dietro. Secondo me c'è tipo un crepone assurdo, eh. Che crepone! È un crepone assurdo! È come vi dicevo! Madonna, che crepone impensabile! Vediamo se prende fuoco il bambino in giallo. È ignifugo, giustamente, è demoniaco, c'ha ragione. Ma però non si dice, ma comunque che casino, Proviamo a metterci un asteroide per concludere le cose, dai. Per terminare un po' questa distruzione, poi passiamo ad altre cose ben più potenti che ho in serbo per il nostro bambino giallo. Ho messo 4 asteroidi, Ecco il primo. Il secondo. Il terzo. E il quarto. Dov'è il quarto? Me ne manca uno. Ecco, è arrivato dopo un po' quello. E si è preso di sguincio, vedi che è passato un po' storto il quarto. Vabbè, bravo comunque, anche il quarto. Aspettiamo che si calmino le acque e i fumi e vediamo che cosa abbiamo combinato. Secondo me ormai è quasi distrutto. Per terminarlo magari potrebbe starci bene un bel buco nero, oppure alternativamente un aereo grosso, mirato bene però. Adesso vediamo un attimo, Allora, insomma, si dirada il fumo, vediamo. Allora, il crepone, questo è un crepone del tutto decente, simile a quello di dietro. Questo è il crepone del razzo, qua davanti abbiamo il crepone del meteorite. Devo dire il crepone del razzo, qual è il vostro crepone preferito, ragazzi? A me piace di più il crepone del meteorite. Quello del razzo è più distruttivo, ma quello del meteorite però ha fatto una bella scia, bella carina. Ah, un po' di fuoco vedo che c'è però, Un pochino di fiamme, vedo che effettivamente il bambino in giallo le ha subite, a sto punto io, ragazzi, ve lo vedo talmente messo male che lo riprendiamo da capo. Perché è il momento suo, del King, il nostro number one, il nostro campione di distruzione, Aerobrine. Non ve lo aspettavate, fate male. Allora adesso lo mettiamo e glielo mettiamo proprio addosso. Oppure, ragazzi, aspetta. Perché effettivamente noi abbiamo anche i meravigliosi mostri marini da tirargli addosso. Questi spaccano, Tipo questo, il bloop spaziale. Guarda, è figo che... Lo mettiamo qua. Allora, è colossale, questo. Guarda, è bello. Ma dentro, ma cos'ha? Una galassia. Giustamente è spaziale. Posso prendermi questa galassia? No, mi attira. È tipo un buco nero. Bello. Cos'è successo? Cos'è successo? Ah. L'ho fatto cascare. Madonna, è paura. colpa mia. Vieni qui, bello. Vieni qui. No. Qui. Bravo. Aspetta. Bello. È incastrato. In che si è incastrato? Nel terreno. Ma lo sai che ti dico che può andare bene anche così. Perché se noi ci diamo un bel cazzotto potente a questo mega bloop, in teoria lo mandiamo dritto sulle gambe di quel piscialetti. Urina pisellate. Adesso ti spezzo io la crescita. È demoniaco, ragazzi. Ricordatevi che lui è demoniaco. Non è un bambino vero, è un diavolo. Adesso lo assistemiamo noi. No, aspetta, un po' meglio, un attimino. Mi ha scaricato il pugno. E dai. Magari qui. Questo è molto meglio, Oh. Ma che fa? Esplode, non va? Oh. Non va. Ma ha fregato il bloop. Maledetto bambino. Qua c'entra lui, sono sicuro. Ne metto un altro. Il Kraken, Ah, il Kraken. Non ti saresti mai aspettato, bambino giallo, che io potessi avere accesso a questa grande potenza del Kraken. Beccati un polpo in bocca. Te! I tentacoli. Ma che cavolo fai, Kraken? Aspetta che ti aiuto io, fermo. Ehi, Kraken! Kraken! Beh, poteva far meglio, aspetta che... Kraken nelle mutande! Fa un po' tipo puntura di medusa, secondo me, questo. Non era molto buono, Aerobrine farà più casino, fidatevi di me. Però prima un altro mostro marino che voglio provare. L'ultimo, poi basta. Mettiamo il megalodonte. Questo fa paura, Mettiamo così.
Bravo, fai vedere i denti. Fai vedere gnam al bambino. E diciamo, oh, che paura, adesso si piscia addosso. E noi intanto ce ne freghiamo nulla, perché gli diamo un bel pugnone e lo mandiamo. Pronto, megalodonte? Vai! Mozzica! Bravo, pesce in faccia! A pesce in faccia! Meraviglioso! Guarda come gli è rimasta l'impronta della trota, Passata la voglia di fare lo sportivo, Passate le fiamme! No, ancora le fai. Va bene. Stai attento che prendi fuoco da solo, Io te l'ho detto, ti ho avvertito. Bambino avvertito, mezzo salvito. Mettiamo un ultimo pesce, dai, l'ultimo, giusto per vederlo, perché sennò mi rimane il dubbio. Il blu poscuro! Bellissimo, guarda, è demoniaco anche lui. È demoniaco contro demoniaco. Ma mi sa che è anche più grande. Ma quanto è grande? Ma è più grande di quello mega galattico. Ma questo c'ha l'oscurità dentro, guarda, è brutto. Beh, però a lui va bene, perché bambino in giallo è mostruoso anche lui. Allora, bloop dell'oscurità, vai! Stai pesce in faccia, devastato! Un pesce in faccia terribile si è preso! Poverino, Vabbè, però, sono fatti suoi, se li è meritato. Adesso è il turno di Herobrine. Ma Herobrine, sapete cosa vi dico? Merita un nuovo bambino. Questa è la pinna. È rimasta la pinna. Bisogna fare pulizia. Perché Herobrine merita un nuovo bambino in giallo. Per cui, per terminare questo bambino in giallo e poi poterne mettere uno nuovo, bisogna distruggergli la testa. Lo sapete, ormai la regola è quella. Quindi userei il nostro perfetto Chernobog. Questo è infallibile, perché lui riesce sempre a fare quello che bisogna fare. Ma porca di quella... che fastidio! Perché esplodi? Adesso cosa ti devo lanciare? Così? Non fai nulla così. Vabbè, vai lo stesso. Vuoi andare lo stesso? Vabbè, bravo. Hai fatto il tuo. Che stupido. Non si può mai fidarsi del Chernobog, ragazzi. È sempre così. Fa sempre così. Si emoziona troppo, poi arriva e esplode. Facciamo fare al tank di... Di bel buon latte. Che a lui non gli piace, ma questo latte è esplosivo. Propano latte. Vieni qui, ti propanatto. Tutto bene, bambino in giallo. Ottima esplosione. E questo pannolino cagato che cos'è? Adesso te lo do io il pannolino. Il pannolino cagatino. Facciamo esplodere questo pannolino tutto cagato. Ecco qua, 3, 2, 1. Attenzione, esplosione cagamiforme. Boom. Abbiamo fatto esplodere le chiappe. E non ho finito qui, ragazzi. Ultima, ma non meno importante, questa attività. Gli facciamo saltare le chiappone anche con questo. Attenzione a non farlo cadere, ragazzi, però, perché di questo ce ne abbiamo solo uno, Oh yeah. Ah, guardate come ha travolto e mangiato tutti i mezzi che c'erano davanti a lui. Non gliene frega nulla. Bambino in giallo, are you ready? Non sei pronto per il tank? Goal! Bello, bravo. Madonna, come magna. Guardalo, è devastante. Bravo, bello. Il camion da miniera di GTA 5 non delude mai. Ah, si è schiantato, ma a lui che gliene importa? Non gli importa. Tagliamo la testa, così possiamo metterne uno nuovo per il nostro Herobrine, che sono sicuro che anche Herobrine vuole la sua parte, È ancora un po' troppo intero, però, sto bambino in giallo, non vi sembra? Un bel buco nero, che dite? Anche questo qui, la Big Fucking Gun! Vai! Mamma mia, questa mangia come una termite il legno di vostra nonna. Vai! Divora! Brava! Brava, direi che ora c'è più nulla. Va bene così, no? Ha voglia, ragazzi, ha voglia. Cioè, l'abbiamo proprio disgregato. Ottimo, ottimo. Cambierei e metterei un nuovo meno giallo, l'ultimo, per il nostro Herobrine, che anche lui, giustamente, lui vuole fare la sua parte e merita di farla, Allora, prendiamo. Bellissimo Herobrine, attenzione, dov'è? Herobrine Mutant. Madonna mia, meno male che è mutant. E non è mutant, perché altrimenti si faceva la cacca addosso anche lui. Madonna, battute dementi. Va bene, mettiamolo e basta. Lo mettiamo sulla testa. Vediamo se magari fa una mossa di wrestling,
Vai. Vai, wrestling! Non mi sparare a me, spara lui, spara lui! Spara lui, spara lui! Sì, stuccagli la chiocca, stuccagli la chiocca, vai! Spara! Bravo! La chiocca, devi stuccargli la chiocca! Va bene, ok, bravo, la mano, va bene. Però la chiocca pure. Vai, stuccagli la chiocca! Oh, la testa devi sparare! Aerobrine! Porca... Qua! La testa devi sparare! Non a me! Fai la mossa di wrestling! Aspetta, mi metto... Oh, è caduto? Ma che cosa fai? Ma che cosa fai? Ma... Vabbè, va bene lo stesso, spara! Qua, guarda! Ti guido io, ti faccio da bersaglio, guarda, qui! Aia! Imbecille! Un'ora non sapevo sparare, mo deve sparare quando è l'unico momento che mi prende! Le gambe, Aerobrine, vai, vai, qua! Qua, così! Vai, bello! Bravo! Adesso qua, così! Guarda l'altra gamba! Vai che gli facciamo cadere il bambino, eh! Bravo! Ancora! Aspetta! Dai, bravo, su! Bravissimo! Vai, ci sei qua! Ottimo, una gamba è andata! Mo' l'altra, eh! Vai, bello! Bravo, bello! Ancora un po'! Ancora un pochino! Dai! Ancora un pelo! E dai! Oh yeah! Ho capito, ma non casca! Ah, non è giusto! Perché non cadi? E tu smettila di sparare, che stai a pigliare più me che lui! Scemo! Beh, Aerobrine, sì, fa il suo. Cioè, è distruttivo, però non c'ha chiappa. Capito? È fissato con me. Tu sei antipatico. Ma che fai? Sei coordinato. Io sparo e tu fai ciao con la manina. Non mi piace, lo sai. Non mi piace, Così non lo fai più. Scusa, mo anche con l'altra che non si sa mai che poi ti viene la voglia di fare anche il simpatico vuole fare. Perché non sei caduto? Cadi? Ecco, mo facciamo un bel sorriso. Ti insegna Lion come si sorride, non come fai te. E questo è un sorriso più inquietante del suo. Sorridi un po', è una festa, dai. Ecco, molto meglio. Vabbè, non è ignifugo, almeno abbiamo scoperto che prende fuoco. Buono, forse l'inferno lo ha rinnegato un po' perché si comportava troppo male, Ti comportavi troppo male anche lì, Male, molto male. Ti metterò un asteroide in testa per farti chiedere scusa. Anche 3 asteroidi in testa. Ecco che arrivano. Mamma mia, ehi! Mamma mia che bombe! Sempre belle le bombe queste qui su Tear Down, ragazzi. Al bacio. Guarda come piovono frammenti di bambino in giallo, Sempre bello, il bambino in giallo. Vabbè, ragazzi, io sono contento così, Non so voi, ma sono soddisfatto. Fatemi sapere però per la prossima volta che altre creature vorreste vedere distrutte qui su Tear Down, perché io non trovo altri mostri. Questi ultimi li ho trovati perché sono uscite, diciamo, novità. Però se c'è qualcosa che vi piacerebbe vedere distrutto in 1000 pezzi, scrivetemelo nei commenti. Magari mi date l'idea buona. Per oggi però, Lion out!